Sono professionalmente un tecnico, ho lavorato dall'altra parte della barricata, nel senso che lavoravo nella pubblica amministrazione della mia città, San Benedetto del Tronto. Sono qui perché tramite un amico comune, un vostro associato, Renato Troiani, ho avuto modo di mettermi in contatto con voi e credo che sia un impegno doveroso quello di dare supporto in generale a tutte le attività economiche nazionali, in particolare a quell'attività immobiliare che la FIAEP rappresenta per quello che è il suo lavoro, perché comunque è un elemento di volano e di trazione dell'economia nazionale, quella che è legata al mondo dell'edilizia. Oggi si parlava della riattivazione dell'osservatorio immobiliare e quindi di uno strumento per poter monitorare il mercato e nel mio intervento ho fatto un riferimento brevissimo ad un emendamento che ha garantito l'attività professionale degli agenti immobiliari attraverso la risoluzione di una problematica che metteva un po' in conflitto di interesse il loro mercato e il loro lavoro attraverso la possibilità di far entrare le banche e gli istituti finanziari in un mercato che invece insomma, è giusto che venga svolto dalle persone professionali. E dopodiché adesso vedremo mano a mano con le leggi e con le varie manovre, compatibilmente con le risorse di bilancio, di dare il massimo supporto all'attività del mercato immobiliare e al lavoro svolto dall'associazione che oggi ci ha ospitato. Per la qualità del mercato immobiliare, qui andiamo un po' su un discorso più generale, passa anche la sicurezza, per esempio quando penso al sisma, quindi poter favorire dal sisma bonus in poi tutte le attività volte a potenziare e a migliorarne la qualità di questo mercato immobiliare in cui tutti quanti noi viviamo e conseguentemente anche di facilitare tutte le attività, comprese quelle della mediazione, che sono quelle che mettono in contatto la domanda e l'offerta di questo mondo così vasto. Quindi se c'è un buon rapporto e una facilitazione di questa attività, sicuramente ci sarà un mercato valido, di qualità e che è un'economia che girerà più velocemente.